Buonasera a tutti i nostri telespettatori, sarebbe quasi meglio dire buonanotte vista l'ora. Facciamo un po' il punto della situazione di quanto accaduto oggi. Purtroppo ci sono anche delle brutte notizie di cronaca, le belle notizie arrivano dallo sport. Ma andiamo per ordine perché abbiamo veramente tante cose da proporvi e la serata su TVL, soprattutto da un punto di vista sportivo, non è finita. Iniziamo però purtroppo dalla cronaca. C'è stato un incidente stradale mortale questo pomeriggio sulla via Modenese all'altezza dell'abitato di Borghetto nel comune di Pistoia. A perdere la vita è stata una donna di 65 anni, residente in provincia. Il decesso è avvenuto in seguito ad uno scontro frontale fra uno scooter e un'auto. La dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine. Avere la peggio è stata la donna che era alla guida dello scooter, mentre il guidatore del mezzo è rimasto praticamente illeso. Le condizioni della donna sono apparse subito gravi. Il pronto soccorso intervento dei sanitari della Croce Verde di Pistoia e la corsa verso il pronto soccorso dell'ospedale San Jacopo però sono risultati vani. Sul posto erano accorsi anche i carabinieri. Nella notte, poco prima dell'una, a Piavenne Evole c'è stato un altro decesso. In questo caso si è trattato di un uomo di 68 anni che, secondo una prima ricostruzione, si sarebbe sentito male mentre era in bicicletta e per questo sarebbe caduto sull'asfalto sbattendo violentemente la testa. Inutili anche in questo caso i soccorsi. Ancora cronaca, in questo caso si parla di ambiente, acqua blu nel torrente Stella in località Masotti nel comune di Serravalle. Nella tarda mattinata alcuni residenti della zona hanno segnalato ai carabinieri forestali la presenza di un liquido colorato di blu mescolato all'acqua del torrente. Lo stiamo intravedendo in queste immagini. Sono stati notati anche alcuni pesci morti. Il reparto specializzato dei carabinieri forestali di Pistoia, diretto dal tenente colonnello Fernando Baldi, è prontamente intervenuto per verificare la situazione. Certificata la presenza di questa strana sostanza, gli uomini dell'Arma hanno chiesto l'intervento dei tecnici dell'ARPAT, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, che sono immediatamente giunti sul posto per i prelievi di campioni di acqua e per le prime analisi del caso. I primi valori registrati, secondo alcune indiscrezioni, sarebbero al di fuori delle norme consentite, probabilmente per il malfunzionamento del sistema di filtraggio di un'azienda che si trova a monte dell'area interessata. Nei prossimi giorni verranno effettuate altre analisi e verranno fatti accertamenti per stabilire eventuali responsabilità. Tanti auguri per quello che rimane, pochi minuti che rimangono alla fine della giornata per i papà, per i babbi. Caro papà, oggi è la tua festa. Ma oggi, 19 marzo, è la festa del papà, in Toscana, del babbo. Un'occasione per i figli di dimostrare l'amore verso il padre, con biglietti e frasi d'auguri, regali e per i più piccoli lavoretti fatti a scuola. Io gli avrei regalato una bella crociera, perché il mio babbo è stato un grande uomo. Gli avrei regalato una crociera con la mamma, sì, perché era quello che potrei fare, ma non posso fare di più, ma ecco, avrei fatto l'impossibile per lui. Sì, i babbi insomma meritano riconoscenza, ci hanno messo al mondo, ci hanno cresciuto, sì. Io penso che la festa del babbo è sempre festa, in un certo senso. Il mio babbo me lo tengo caro e non lo cambierei per niente al mondo. Così. Dei biscotti. Io gli ho regalato un disegno con il papà supereroe che salva tutta la gente. Gli ho regalato un libro sulla fotografia. Una cravatta. Ma gliel'hai comprata? No, l'ho fatta a scuola, di plastica. O dei cioccolatini. Gli ho fatto un profumo. Gli ho regalato un pensierino della sonda. Un CD dei Metallica. Non ho fatto nulla, quello. Gli ho fatto nulla. Non lo sapevo che era la festa del babbo. Non ho più il babbo, quindi non gli regalerò niente. Nel caso gli avrei regalato ma una cena fuori anche, semplicemente. Non ce l'ho più e probabilmente anche gli avrei fatto una cena fuori. Al mio babbo c'è un rapporto un po' che non va in queste cose di regali, però ecco, gli faccio una battuta e lui è contento. In realtà gli abbiamo fatto un altro regalo, ma era per Natale, quindi non credo valga anche per questa festa. No. Comunque tanti auguri, babbo. Tanto affetto. Una maglietta
con l'impronta della manina della bambina che è appena nata. Quindi in questo caso anche nonno. Andiamo a Monsummano per la giornata della prevenzione del glaucoma. Apro bene gli occhi, signora, così, bravissima. Il glaucoma è una malattia praticamente quasi asintomatica, quindi è importante misurare la pressione e poi questi camper che sono molto di aiuto alla popolazione che non sa queste cose. Nella piazza Giusti di Monsummano, in occasione della giornata della prevenzione del glaucoma, oltre 100 persone hanno usufruito di una visita gratuita. Il servizio organizzato dalla sezione di Montecatini Terme dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti in collaborazione con il Comitato di Monsulmano Terme della Croce Rossa Italiana ha messo a disposizione della cittadinanza un team di specialisti che ha effettuato le visite all'interno di una clinica mobile. Glaucoma è l'innalzamento della pressione dell'occhio, del bulbo endoculare. C'è familiarità, c'è molta familiarità e allora in questi casi la pressione va controllata più regolarmente. Sono anni che noi facciamo questa prevenzione su questo territorio con la collaborazione della Croce Rossa di Monsummano e direi che le cose stanno ripetendo anno per anno, tranne appunto il periodo Covid che ci ha impedito di poterlo fare. L'importante è che la cittadinanza si renda conto di quello che è l'importanza della prevenzione. Molti purtroppo non lo sanno o ne tengono poco conto. Dopo il post pandemia abbiamo riniziato questo progetto con l'associazione. Ci fa molto piacere perché è un progetto importantissimo, è un progetto che risponde bene anche se il 90% delle volte si fa sotto l'acqua, però ecco, ringrazio tantissimo il Presidente per averci coinvolto in questo progetto. Ecco. Trascurare questa malattia può indurre la cecità, quindi è molto importante. Mi preme soltanto ribadire una cosa per noi fondamentale, che la dottoressa Deiana è con noi ormai da anni, veramente da anni, e ci offre e offre al cittadino tutto questo servizio che, ripeto, è fondamentale. È fondamentale. Grazie. Grazie mille, buonasera. Lo sport, tanto sport nel weekend, in particolare oggi, con tante belle vittorie anche importanti delle maggiori squadre della nostra provincia. Iniziamo dalla Pistoiese che ha battuto il Fanfulla a Lodi e grazie anche alla contemporanea sconfitta della Giana Erminio per la prima volta in questa stagione è in testa alla classifica della Serie D. Sorpasso compiuto, la Pistoiese sale prima in testa alla classifica della girone D di Serie D. Questo grazie alla vittoria sul campo del Fanfulla per 2-0 e grazie anche alla contemporanea sconfitta della Giana Erminio sul campo della San Mauresi. Gli arancioni si impongono contro i lombardi grazie a un gol per tempo, prima Meic e poi Florentin. La partita si sblocca al 21esimo con il vantaggio arancione. È Meic l'autore del gol, bravo a proseguire l'azione sul cross di Arcuri. Una Pistoiese che avrebbe anche l'occasione di raddoppiare poco dopo con Macri per due volte. Prima il numero 10 arancione non approfitta di un'uscita a vuoto del portiere Cizza. Poi al 23 fortunato nell'impatto con la palla. Tentativi timidi del Fanfulla, ma in realtà l'unico vero pericolo dei bianconeri, oggi in maglia arancione, è quello sul finale del primo tempo, con De Angelis che ci prova, palla fuori di poco. Le due squadre vanno negli spogliatoi con la Pistoiese che comanda per 1-0. Si riprende a giocare, stessi 11 per Mister Consonni, mentre il tecnico Maspero tenta la carta Luscia al posto di Rosa. Prende in mano il gioco la Pistoiese e al 60esimo trova il raddoppio. Bravo a sfruttare un'ingenuità del portiere Cizza, Florentin, che non può sbagliare e di prima intenzione sigla il 2-0 per gli ospiti. È tempo per la prima sostituzione anche per la Pistoiese. Entra Di Biase, esce Macri e poco dopo, dopo tanti lunghi mesi fuori per infortunio, fa il suo ritorno in campo anche l'attaccante Barbuti al posto di Andreoli. Il Fanfulla prova ad accelerare, cerca spazi, ma la Pistoiese è attenta, difende bene il risultato, negando ogni possibilità agli avversari. Anzi, sul fronte opposto, Barzotti prova a servire Barbuti, che però non arriva sulla palla. Valentini, nei minuti di recupero, respinge il tiro insidioso di Caradonna.
Si continua a giocare, ma per poco. Triplice Fischio. La Pistoiese festeggia, esulta con i tanti tifosi pistoiesi giunti qua in Lombardia per decretare così il sorpasso tanto atteso sulla Giana Erminio. Pistoiese che comanda con 65 punti, Giana Erminio seconda a 64. Ricordiamo il risultato: alla Dossenina di Lodi, Pistoiese batte Fanfulla 2-0. Torneremo a Lodi fra poco per il dopogara. Ora in Ferrara, dove c'è stata una bella partita decisa dopo un supplementare a favore della Giorgio Tesi Group contro la Fortitudo Bologna di fronte a oltre 3.000 spettatori. Leonardo Cecconi. 25esimo turno di campionato, quindi favorevole a Pistoia che vince contro la Fortitudo Bologna per 86-78 alla fine di un tempo supplementare, dopo che la squadra di Bologna ha avuto per lunghi tratti l'iniziativa del gioco, sempre in vantaggio, anche 14 punti per gli ospiti. Poi Pistoia nel secondo tempo, dopo un brutto primo tempo chiuso sul 30-40, ha svoltato, ha trovato energia, ha trovato soprattutto i due americani. Dopo un pessimo primo tempo hanno cambiato completamente il volto della partita: 22 punti per Jordan Varnado, 20 per Zach Copeland. Un finale anche nervoso in un palazzetto carico di entusiasmo, record di presenze stagionali oltre 3.000 persone, circa 200 tifosi arrivati da Bologna, veramente una bella cornice di pubblico per una gran bella partita che Pistoia ha voluto vincere, anche se per la classifica di fatto non contava moltissimo per i biancorossi. Sarebbe stata di vitale importanza invece per Bologna, che adesso si trova a giocarsi il sesto posto nell'ultima sfida, affrontando in casa Forlì, mentre Pistoia se la giocherà a Bologna. Però l'importanza della partita sarà quella di mercoledì, si affronta in casa a 100, sperando ovviamente di avere la stessa grande cornice di pubblico. Una partita importantissima per i due punti che possono regalare un vantaggio ulteriore a Pistoia nel girone giallo, il girone giallo che vedrà Pistoia accoppiarsi con Cantù, Cremona e Treviglio. Treviglio che oggi ha vinto a Cremona, quindi sfidando le prime tre dell'altro girone per giocarsi un gran playoff con tanto entusiasmo e anche oggi i tifosi che hanno chiesto a gran voce la Serie A. In campo anche l'Aglianese che ha battuto il Salso Maggiore per 1-0. Alberto Cambuli. L'undicesima giornata del girone D di Serie D ha visto l'Aglianese di Ciccio Baiano vincere e portarsi a casa 3 punti dopo 2 stop consecutivi. 1-0 grazie al gol di Bigi, che è arrivato al 13° del primo tempo. Un primo tempo che non ha regalato grandi emozioni né da una parte né dall'altra. Secondo tempo che inizia con un Salso Maggiore sicuramente più pugnace, con qualche occasione fino al 25° minuto, dove poi è uscita fuori la qualità, la tecnica, la forza e anche gli spazi probabilmente lasciati dagli ospiti per la squadra di casa, che non è riuscita a sfruttare tutte le occasioni che si erano create tra il 25 e il 30° minuto del secondo tempo. Poi gestione fino agli ultimi minuti della gara, dove l'Aglianese ritrova i 3 punti dopo un periodo difficile in cui erano arrivate 2 sconfitte, la prima ricordiamo fuori casa contro lo Scandicci negli ultimi scampoli della partita, poi nel derby contro la Pistoiese. La squadra di Baiano quindi ritrova i 3 punti grazie al gol di Bigica per 1-0 e torna alla vittoria dopo 2 stop consecutivi. Pensavo di stare per... Sono sincero, però durante la gara secondo me ero partito abbastanza bene, poi mi sono un po' appiattito con il mio solito passo, però comunque stavo abbastanza bene e sono contento di essere rientrato. È stato un gol abbastanza secondo me importante per il discorso salvezza, e venivo da qualche partita fuori, sono rientrato e segnare è sempre bello. Riattacchiamo la spina e finiamo, dobbiamo finire bene 5-6 partite. Andiamo a sentire, allora torniamo a Lodi per Fanfulla Pistoiese, andiamo a sentire che cosa hanno detto alcuni dei protagonisti nel dopogara. Ma sapevamo di incontrare una squadra fortissima, una squadra che oltre ad avere delle grandi individualità è una squadra anche che sotto l'aspetto del gioco ti può mettere in difficoltà, per cui sapevamo il loro valore. Abbiamo cercato di fare la partita, ma abbiamo commesso tanti errori tecnici. Un po' il campo non ci ha aiutato, però non mi piace chiamarla a
attenuante perché il campo è così per tutti e due. E di conseguenza abbiamo sofferto in alcuni momenti la fisicità e la struttura, le qualità di questa squadra, anche se devo dire che nell'arco dei 90 minuti non c'è stato un attacco importante da parte della Pistoiese. Però la Pistoiese è una squadra che ha sfruttato la palla gol che ha avuto, ha gestito il vantaggio perché è una squadra esperta, una squadra che sa farlo. E dopo vabbè, l'ha chiusa su un infortunio di Cizza che ci può stare. Però quello che noi abbiamo fatto è quello di non avere mai sbragato, di essere stato in partita e di aver cercato di giocare con i nostri pregi e con i nostri difetti fino alla fine contro una squadra che fino alla fine penso se la giochi per vincere il campionato. Il nostro portiere non mi sembra che abbia fatto delle parate, come detto prima, dove la Pistoiese ci ha messo sotto pressione. Il primo gol è nato da un fallo magari non dato a metà campo su Caradonna, una ripartenza loro dove poi dopo in area noi siamo stati disattenti perché le abbiamo fatto fare gol. E poi, come abbiamo detto, il secondo gol è un infortunio. Ho detto ai ragazzi che si è completata, diciamo, questa rincorsa, però penso che da domani inizierà il difficile, perché quando insegui si sa che magari le pressioni sono sempre sulle prime, anche se ovviamente è sempre meglio stare davanti. Adesso siamo noi là davanti e dobbiamo prima di tutto recuperare le energie e le forze durante la sosta, cercare di lavorare, recuperare tutti i mezzi acciaccati o quelli che magari stavano giocando anche in condizioni magari non ottimali, e poi si bisogna ricominciare come abbiamo finito. Ovviamente siamo lì e adesso penso che le pressioni verranno su di noi e dobbiamo essere bravi e capiremo anche la squadra come reagirà a questo tipo di pressione. No, io penso che abbiamo fatto un ottimo primo tempo. Abbiamo sbagliato un po' il campo, che alcune scelte, alcune giocate, però penso che l'abbiamo preparata bene. Sapevamo che loro tenevano una difesa alta, siamo andati forse un po' troppe volte in fuorigioco, però sono stati bravi i ragazzi a crederci e a provare a fare quello che gli ho chiesto, che gli abbiamo chiesto con lo staff. Penso che l'ultimo quarto d'ora forse ci siamo abbassati un po', ma noi siamo abbastanza bravi a farlo e poi a ripartire. Quindi adesso si è visto che anche è ritornato Barbuti con noi, quindi questa è sicuramente una notizia importante e un giocatore importante che ritroviamo. Questa squadra è formata da 7-8 giocatori importanti che magari, anche se non sono al 100%, ovviamente per un motivo o per l'altro devono essere in campo. E poi ci sono quelle variabili che ovviamente vanno anche in base agli allenamenti alla settimana, quello è ovvio, e io penso di essere abbastanza coerente in questo. Farà comodo la pausa oppure avrebbe voluto rigiocare subito? Ma col fatto che siamo alla settima vittoria avrei voluto giocare subito, però forse è meglio recuperare un po' di energie per affrontare le ultime 6 partite in maniera importante, in maniera decisa, per poter cercare di fare qualcosa di importante, perché penso che i ragazzi se lo meritano. Adesso abbiamo messo la testa su finalmente dopo una grande cavalcata e la Giana ha fatto un passo falso e noi oggi no, abbiamo rivinto, è la 7ª vittoria consecutiva, quindi siamo lassù, si è messo la testa davanti, siamo un punto sopra, però ora viene il bello e allo stesso tempo il difficile, perché insomma ora le pressioni ovviamente sono dalla parte nostra, però è quello che volevamo, quindi non dobbiamo pensare è difficile, anzi è ora che ci vuole la squadra vera, matura, perché il campionato va portato in fondo in tutti i modi e credo che ci siano le possibilità. Diciamo che il primo tempo poteva finire anche più di 1-0, abbiamo sbagliato diversi gol, però può succedere, comunque sia siamo andati il primo tempo in vantaggio. Il secondo tempo credo sia stata una gestione dove l'abbiamo gestita bene, dove non siamo mai andati in difficoltà, quindi la vittoria è meritata e ora, come ho detto prima, ci sono 6 partite belle, quelle che volevamo, quello che volevamo la squadra, quello che voleva tutta la città, quindi credo che bisogna viverle col massimo entusiasmo, senza permetterci di sbagliare, perché ci giochiamo il campionato, siamo lassù, non ci scordiamo da dove siamo partiti, eravamo a meno 12, credo che questa sia una cavalcata incredibile e portarla in fondo sarebbe una gioia immensa da parte di tutti. Credo che abbiamo riconquistato la città, perché vedo come ci sta seguendo, la squadra è carica come le molle, quindi ci sono tutti i presupposti per portarla a termine, però sappiamo che è difficile, ma ci crediamo. Deve arrivare il bello, perché ora sono 6 partite bellissime. Credo che per ogni giocatore, per quello di 18 anni e quello di 35,
sono le partite belle da giocare, sono quelle dove sicuramente ci sarà gente allo stadio, sono le partite dove c'è più pressione, ma per un giocatore, per una crescita di ognuno di noi, non importa l'età, sono le partite quelle che ogni giocatore vorrebbe scendere in campo. Quindi noi abbiamo la fortuna di scendere in campo in queste condizioni di classifica e dobbiamo sapere l'importanza del campionato che stiamo affrontando e l'importanza dell'obiettivo, che non va assolutamente fallito, perché abbiamo fatto una rincorsa incredibile e ora va vinto questo campionato. Sì, sono contentissimo del gol, arrivato su un'azione, eravamo molto propositivi, abbiamo creato varie occasioni e è arrivata l'ennesima palla dentro, ci abbiamo creduto, ci ho creduto, e è stato anche un po' fortunesco che è passata e mi sono trovato lì e ho fatto l'1-0. Siamo contentissimi, come ha detto prima Andrea, eravamo meno 12, abbiamo fatto una grandissima rincorsa e adesso stare là, magari c'è un po' più di pressione, però siamo pronti, carichissimi per queste ultime 6 partite e vogliamo mantenere questa posizione qua per arrivare alla fine. È stato, magari ti dico, siamo un grandissimo gruppo che si è rinforzato nel tempo, magari inizio anno mancava questa unione, infatti siamo partiti scarichi in questo campionato, ma le varie cose che sono successe secondo me ci hanno unito un sacco e ognuno dal 100% fa la corsa in più per il compagno, si sacrifica, e penso che sia questo il segreto. Sono africani i vincitori della maratonina di Pistoia in Rabaruta: Oliver Quercia Trentigrana e Mutanganga Clementin si sono aggiudicati la 34esima edizione della maratonina città di Pistoia, che si è corsa sotto una fitta pioggerella. Alla gara hanno preso parte 800 atleti tra competitivi e non competitivi. In campo maschile il migliore degli italiani dopo gli africani è stato Giacomo Pizzicori dell'Atletica Prato, quinto assoluto. Nel femminile, prima italiana, terza al traguardo, Katia Ghiardi del Parco Alpi Apuane. La manifestazione è stata organizzata dal gruppo buddistico CAI Pistoia, la partenza e l'arrivo davanti a Confartigianato, che da sempre collabora nell'organizzazione insieme ad ANCOS. Su questo avvenimento stiamo preparando un servizio che andrà in onda nei prossimi telegiornali e soprattutto anche un servizio speciale, poi vi daremo gli orari e i giorni. Torniamo per chiudere a quanto accaduto nel basket di Serie B. Iniziamo dal maschile con il successo oggi, un altro successo della Fabo Aerons Montecatini contro il Vigevano per lunghi tratti della stagione, prima in classifica, ora seconda, ma insomma le dimensioni del successo al Palaterme sono notevoli, 91-72 per la squadra di coach Barzotti, che prosegue nella striscia positiva, mi sembra 7-8 vittorie consecutive, a un passo dai playoff e mancano ancora diverse partite al termine della regular season. Tra l'altro questa partita la potete vedere anche al termine di questo telegiornale, ovviamente in differita. Ieri sera un bel successo della Gema Montecatini di coach Angelucci, che ha battuto Omegna, un'altra delle più gettonate di questo girone, per 87-71, anche qui un risultato netto. La più bella, si legge nella cronaca, nella pagina Facebook della Gema, la più bella Gema della stagione. Squadra termale che ha agganciato in questo caso il 10° posto, la Ganà, pensate, 36 punti. In Serie B, ma al femminile, importante successo per l'Anico Pontebugianese, che sabato sera, battendo l'Academy Spezia, seconda forza del campionato, per 62-56, ha conquistato in un colpo solo la matematica salvezza, con 2 turni d'anticipo sulla fine della regular season, e addirittura può ancora sperare di agganciare l'ultimo posto playoff. Per questo obiettivo ci vuole ancora un successo da trovare nelle ultime 2 partite. Voglio anche, a proposito del femminile, fare i complimenti alla Blue Volley Quarrata, che con il successo di ieri sera, Serie C appunto di pallavolo, successo di ieri sera, ha ottenuto il primo posto matematico nel girone a qualche giornata dal termine della regular season. Mi sembra di non avere altro per stasera, quindi io vi ringrazio per la cortese attenzione e
vi auguro a tutti una buona notte. Grazie ancora.